Mi chiamo Giulia. Anzi no, i miei genitori mi hanno chiamato Giulia. Ho 11 anni e mezzo, faccio la prima media e dopo tanto tempo ho deciso di scrivere. Sì, di scrivere un diario. Lo fanno tante ragazze della mia nuova classe, però non sul cellulare, no. Io lo voglio scrivere su un quaderno, perché rimanga scritto bello chiaro quello che mi porto dentro da tanto tempo. Scrivere un diario, per dire quello che penso, quello che sogno, quello che vorrei, e anche per scaricare dentro tutta questa strana rabbia. Sono così tante le cose che vorrei, è che non so come dirle, forse le ho dette, ma loro non le hanno capite. Forse la mamma le ha capite, però si vergogna. Devo cominciare dai miei ricordi. Caro diario, avevo 4 anni, ero piccola e mia mamma mi voleva mettere un vestitino, sì, un vestitino bianco con i pallini rosa. Me lo ricordo come fosse ora, era orrendo. Cominciai a battere, piangere, a dire che no, non mi piaceva e non me lo sarei mai messo. Mi gettai a terra, ricordo, e ricordo che mi presi tanti di quegli schiaffoni che alla fine dovetti cedere. Ma perché? Perché la gente continua a prendere le cose azzurre e rosa come fossero un marchio di fabbrica? Per sembrare più maschi o più femmine? A me piaceva tanto mettermi di nascosto i pantaloni di Filippo e quelle magliette da maschiaccio, come diceva la mamma. Io ci stavo comoda, ci stavo bene, riuscivo a fare tutte le cose che mi piacevano. Ah, giusto! Filippo, te lo presento. È mio fratello, è più grande di me, ha 13 anni, gioca a calcio e ha un sacco d'amici. Anche se adesso tutto il suo tempo lo spende a giocare ai videogiochi. Mi piaceva stare così, vestita comoda. Però avevo lo sguardo della mamma addosso che mi guardava come fossi un alieno. Anzi no, che mi guardava come quando si guarda qualcosa che non ci piace. E me lo ricordo il Natale con Filippo, a giocare con la pista telecomandata delle macchinine, a fare le corse, le gare. Forza Filippo, che ce la fai, dai che ti supero, te l'ho fatta. E ridevamo come pazzi insieme. Adesso non rido più da tanto tempo. Quel Natale con lo sguardo della mamma addosso, che mi guardava perché non avevo neanche considerato le bambole che mi aveva regalato Babbo Natale. Invece la collezione di soldatini di Filippo, quella sì che mi piaceva. E gli chiedevo tutte le regole degli appostamenti, del fuoco, delle lotte. Quello era il mio mondo, quello è il mio mondo. Quando ho cominciato alle elementari le cose mi si sono un po' complicate. Mi piaceva correre, mi piaceva arrampicarmi sull'albero della nonna, quello basso in giardino, ci stavo il sabato e la domenica. Non correvo nessun pericolo e lei me lo lasciava fare. E poi mi piaceva giocare a palla con gli amici di Filippo, invece che stare con quelle melenze delle mie compagne di classe a parlare di collane, di truccosetti. Io un'amica vera non ce l'ho avuta mai. Però tante domande che mi pigiavano nella testa come un pugno nello stomaco. Ma chi sono io? Come mi sento dentro? Ma cosa vogliono gli altri da me? E perché non mi piace stare con le bambine della mia età? Perché non ti piace stare con le bambine della tua età, Giulia? Perché non mi piace giocare con loro? Perché non ti piace giocare con la Maria o con la Giovanna? Forse volevo essere un maschio. Caro diario, avevo forse 7-8 anni quando queste idee hanno cominciato a frullarmi nella testa. In realtà ai miei genitori non importa delle mie passioni, dei miei libri, dei vestiti comodi, dei miei capelli corti. Sono genitori moderni. Però io non posso tirare fuori, con la mamma soprattutto, quello che ho dentro. Non mi capirebbe e poi la farei soffrire come un cane. La mamma parla sempre del fidanzamento, del matrimonio, dei figli come l'unica strada possibile per me e per Filippo. Però io li vedo che c'è qualcosa che non mi vogliono dire. Mi sembrano un po' tristi, un po' preoccupati. I miei genitori sono genitori normali. Il mio babbo lavora tutto il giorno e a casa non c'è quasi mai. E la mamma ha fatto un part-time per occuparsi di noi. Qualche volta li sento di là che litigano, che alzano la voce, forse parlano di me. Quando succede io mi chiudo nella mia camera, mi metto un paio di cuffie, così non sento più niente. Da qualche giorno si sono messi in testa che devo andare dalla pediatra perché mi vedono arrabbiata, triste, vado peggio a scuola. A loro non basta un paio di cuffie per dimenticarsi di me. Caro diario, ti lascio per oggi e torno domani, ma tu aspettami che sento che mi fa bene scriverti un po' di me, che mi scarico. La pediatra. Oggi ti parlo di lei. Avrò avuto circa 7-8 anni durante una visita di controllo e lei mi visitò.
o meglio cercò di visitarmi perché non mi volevo spogliare. E allora fu lì che la dottoressa chiese alla mamma di aspettare fuori. Mi tolsi i vestiti, ma rimasi con le mutandine e la canottiera. Tanto non è che c'era granché da vedere se non un paio di capezzoli insignificanti. E mi controllò la schiena, come camminavo, la pancia, il cuore, su su fino alla gola, le orecchie, non dimenticò proprio niente. E mi disse che ero carina, che stavo crescendo e sarei cresciuta nel tempo, anche se ero un po' acerba. Sei acerba come una piccola mela verde in mezzo ad un albero di mele colorate. Acerba. Mi piacque quella descrizione perché mi sentivo proprio così, una piccola mela verde. Poi rientrò la mamma e iniziò a chiederle delle cose. Fu lì che la pediatra mi chiese di uscire, ma io mi misi alla porta e sentii bene quello che si dissero. Guardi, dottoressa, sento che c'è qualcosa che non va in Giulia. Vuole solo i giochi da maschio, si mette sempre i vestiti del fratello e anche i nostri parenti se ne sono accorti. La zia Luisa, ieri, nel bel mezzo del salone, se n'è uscita con Giulia? Con quei capelli corti sembri davvero un maschietto. E poi non ha mai avuto una vera amica del cuore. Se sta con le altre compagne di classe, è solo per fare i compiti, ma li fa sempre controvoglia. E ieri mi ha detto che non voleva le poppe, che avrebbe fatto di tutto per non crescere. La dottoressa però fu rassicurante e disse che non c'era niente di male, che erano cose che potevano capitare, che non c'è proprio niente di male se le femmine giocano come i maschi o i maschi giocano come le bambine, che si comportano come fossero del sesso opposto anche se non lo sono, che erano situazioni transitorie. Sì, dottoressa, ma Giulia è così da sempre, da quando è nata. Giulia vuole essere del sesso opposto. Anche per carnevale? Si voleva vestire da soldato. Da soldato, disse. La dottoressa però aggiunse che non dovevano punirmi o forzarmi ad essere qualcosa di diverso, che io non avevo colpa, seguivo soltanto quello che sentivo dentro e che si sarebbe visto più là nel tempo. Io sono sempre più sicura di non voler essere Giulia, di non voler questo corpo, queste poppe, di non voler essere come le mie compagne di classe. È che mi sento sempre più male, sempre più sola. Forse sono anch'io che mi isolo per non sentire quelle risatine che mi fanno dietro alle spalle. Caro diario, forse è giunto il momento di dire quello che penso, quello che provo, di parlarne con la mamma. Quasi quasi ti lascio qua in camera. Sono sicura che ti leggerà. Era questa la mia idea quando ho cominciato a scrivere. È andata proprio come pensavo. Sono qua, di ritorno. La mamma è entrata in camera mia ieri sera. Eravamo a letto da sole, mi ha abbracciato e si è messa a piangere. Mi dispiace tanto averla fatta piangere, averle dato tutto questo dolore. Le ho raccontato di tutte le volte che mi sono addormentata in quel letto e ho desiderato svegliarmi maschio. E le ho detto che mi dispiace. Si è buttato via i soldi della piscina, ma io con quelle lì non mi volevo spogliare. Però per una volta, caro diario, la cosa importante non è quella che io ho detto a lei, ma è quella che lei ha detto a me. Ha detto che mi vuole bene, che non si vergogna di me, che non è colpa mia, che non è colpa di nessuno, che è così e basta. Caro diario, siamo tornate dalla dottoressa. Siamo state lì una mezz'oretta. La dottoressa ha ascoltato molto, in silenzio, guardando un po' me e un po' mamma, interrompendo la mamma per sapere se aveva interpretato bene i miei discorsi. E quando le ho detto che sì, la mamma aveva capito tutto, ma proprio tutto. E forse l'aveva anche immaginato tanto tempo fa, perché le mamme certe cose se le sentono. Allora ha detto che ci sono delle persone, dei medici specialisti preparati ad affrontare insieme a noi queste situazioni, che non sono rare, no, e che avrebbero potuto fare qualcosa per me. Ha detto proprio così: un ambulatorio con psicologi, neuropsichiatri infantili, endocrinologi dedicato a questi temi. Un punto di riferimento, insomma, per accompagnare ragazzi, ragazze e famiglie. Ha aggiunto poi con dolcezza: la invio ad un centro di riferimento che vi offrirà una rete di sicurezza per esplorare l'orientamento di Giulia e trovare le migliori modalità di accompagnamento. Una rete di sicurezza. Quanto mi piace questa parola. Una rete di sicurezza messa lì, sotto la mia vita da acrobata, che mi dice di andare avanti, perché alle brutte se cado rimbalzo e torno su.
La dottoressa ha poi detto che potevamo pensarci qualche giorno e che lei stessa avrebbe chiamato questo centro speciale a cui poter raccontare tutto, ma proprio tutto tutto questa volta. Un centro speciale come sono io. Forse volevo soltanto qualcuno che mi ascoltasse. Che ascoltasse Marco. Perché se io mi sento Marco, allora io sono Marco.